ecco gli ingredienti che andremo a utilizzare. Spalla di agnello, cannella, chiodi di garofano, cumino, paprika dolce e pepe nero in grani, cipolla bianca, cipolla rossa, aceto di vino rosso, arancia, sia la buccia che il succo, salsa di pomodoro, patata dolce, pasta di semola tipo orzo, prezzemolo, olio, aglio e vino rosso. Inizieremo la preparazione col salare, pepare e condire con scorza di arancia il nostro agnello. È una fase molto importante, quindi dobbiamo porre attenzione e salare, pepare e condire con scorza d'arancia ogni lato dell'agnello. Quindi andiamo a girare la nostra carne e a ripetere l'operazione. Una volta ben condito su tutti i lati, andremo a scaldare una padella antiaderente con dell'olio extravergine e una volta caldo metteremo il nostro agnello al suo interno. Andremo a rosolarlo quindi e a creare una colorazione bruna su ogni lato della carne. Questa fase è molto importante, si chiama caramellizzazione e permette di mantenere tutti i succhi all'interno della carne. Come vedete abbiamo girato la carne perché vogliamo che prenda un colore uniforme su tutti i lati e brunastro. Quindi manteniamo sempre la temperatura alta della padella e una volta che abbiamo girato la carne su tutti i lati e colorato, quindi ogni lato scuro, la togliamo e la mettiamo in pirofila, colando sopra il suo grasso di cottura. Quindi puliamo la padella con carta assorbente, riscaldiamo olio di oliva e una volta caldo mettiamo i restanti pezzi di agnello. Copriamo con un coperchio solo e semplicemente per non schizzare ovunque. Questo è solo un consiglio. Poi, una volta che abbiamo rosolato bene la nostra carne e versato sopra il suo grasso di cottura, passiamo al taglio della cipolla. Come vedete, sto tagliando verticalmente e orizzontalmente la nostra cipolla per poi effettuare un taglio finale a brunoise. Ripeteremo quindi l'operazione anche sulla cipolla rossa e infine sull'aglio. Il tutto lo mettiamo insieme e andiamo a scaldare una pentola abbastanza capiente che possa contenere tutto l'agnello. Quindi rosoliamo la nostra cipolla e il nostro aglio fino a che non avrà appassito e quindi avrà cambiato leggermente di colore. A questo punto mettiamo all'interno la nostra carne precedentemente salata e tostata e dopo che ha riposato per circa 10 minuti e portiamo a temperatura. Una volta che avrà preso la temperatura andiamo a sfumare con dell'aceto rosso. L'aceto fa un po' da sgrassante, quindi toglie quel gusto forte alla carne di agnello, motivo ecco per cui lo utilizziamo. Quindi una volta evaporato, come vedete, continuo costantemente a girare la carne in modo che l'aceto aderisca su tutte le sue su tutti i lati dell'agnello. E una volta che ha sfumato, sarà ora il momento di mettere il vino rosso. Stessa cosa dell'aceto, andremo a girare leggermente
ogni 10 secondi così all'incirca i nostri pezzi di carne in modo che prendano tutto il gusto di vino. Facciamo sfumare il vino e aggiungiamo le spezie. Quindi cannella, chiodi di garofano, pepe nero in grani, curcuma e cumino. A questo punto aggiungiamo anche la salsa di pomodoro e come vedete ha cambiato leggermente il colore, si è scurita la nostra salsa. Ora copriamo, abbassiamo di temperatura e lasciamo cuocere per circa un'ora e mezza. Quindi passiamo alla pulizia della patata dolce, peliamo e priviamo di tutte le parti nere la nostra patata. La patata dolce è un tubero del Sud America, è molto simile alla patata, la sua consistenza semplicemente è un po' più dura. Quindi attenzione quando andate a effettuare i tagli. Come vedete sto ottenendo una dadolata piccola perché permetterà alla patata di cuocere più velocemente. Più il taglio piccolo, più la patata cuoce in fretta. Quindi una volta tagliata saliamo, oliamo e mettiamo in forno a 180 gradi per circa 30 minuti. Torniamo sulla nostra carne, la controlliamo e se si è asciugata un po' aggiungiamo mezza tazza di acqua. Ora che la patata dolce è cotta, passiamo alla frullatura. Dovremo aggiungere una parte liquida, ma non esagerate perché non vogliamo ottenere una crema, ma bensì un purè. Quindi una volta ottenuto il purè, lo mettiamo da parte in una boule o un contenitore e lo condiamo con del prezzemolo fresco e un filo d'olio per dargli un po' di lucentezza. Quindi andiamo a ricontrollare l'agnello, sarà circa trascorsa un'ora e mezza, la carne si inizierà a staccare dalle ossa, questo sarà il sintomo che è arrivata a cottura ottimale, quindi togliamo il coperchio e facciamo evaporare un po' la salsa. Nel frattempo spremiamo due arance e le filtriamo dalla polpa e dai semi così che il nostro succo sia bello limpido e pulito. Ora che la carne, come vedete, ha ridotto un po' di salsa, possiamo andare a toglierla e a frullare la nostra salsa che utilizzeremo per condire la pasta e poi sul finale il nostro agnello. Quindi mettiamo in un blender o un frullatore a bicchiere la nostra salsa, la frulliamo e se ci fossero dei grumi, per esempio dati dal chiodi di garofano, la filtriamo in modo da ottenere una salsa liscia e omogenea. Quello che rimane nel setaccio potete benissimo utilizzarlo per condire una pasta se vi piace. Quindi poi passiamo alla cottura della pasta di semola in acqua precedentemente salata, circa 12 minuti. Nella pentola dell'agnello andiamo a ridurre un pochino la salsa di arancia, aggiungiamo la salsa filtrata di carne e poi parte della salsa filtrata ottenuta col succo d'arancia la teniamo da parte e la restante la usiamo per condire la pasta. A questo punto passiamo all'impiattamento, quindi condiamo la pasta con del prezzemolo fresco. Sul fondo del piatto mettiamo la patata dolce, nel coppapasta la pasta di semola, tiepida se possibilmente, e infine il nostro agnello caldo. Terminiamo il piatto con un cucchiaio di salsa di agnello. Ed ecco a voi l'agnello speziato con patata dolce. Buon appetito! Thank you.